Ed eccoci qui, siamo al Campidoglio, c'è una fiaccolata contro tutte le mafie, siamo con... E Raffaella Porto di SOS Diritti e Legalità. Allora, illustraci un po' il senso di questa... Allora, il senso di questa manifestazione ovviamente è legata a tutto quello che sta succedendo in questi giorni, gli scandali che sono emersi in seguito alle indagini, insomma, dei nostri... pubblici ministeri, e sicuramente questa manifestazione nasce da una fortissima indignazione soprattutto da parte di persone che orbitano intorno a S Diritti e Legalità, visto che è un'associazione di stampo appunto non soltanto culturale, ma ovviamente tiene affinché, diciamo, i principi della legalità siano sempre portati in alto. Ci aspettiamo una maggiore partecipazione, in quanto riteniamo che indignarsi soltanto attraverso non so, i social network o quant'altro sia poco idoneo o comunque insufficiente, e bisognerebbe indignarsi ancora anche nelle piazze, come abbiamo cercato di fare noi stasera, però diciamo che speriamo che il messaggio arrivi chiaro, ecco. Roma contro tutte le mafie, SOS Diritti e Legalità contro tutte le mafie. Tu hai fiducia in questa lotta, o credi che sia un po' scettica, non so? No, io ho sempre molta fiducia diciamo nelle persone che si oppongono in qualche modo alle mafie, al messaggio mafioso e illegale. Quindi sì, sono fiduciosa. Finché c'è qualcuno che grida contro le mafie, che si oppone, c'è ancora fiducia. Quando non ci sarà più nessuno e le piazze saranno completamente vuote, allora ci sarà da preoccuparsi. Ok, grazie. Prego.